Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale o benvenuti se è la prima volta che mi conoscete, che mi visitate. Sono Daniele, sono un e-commerce manager, esperto nel dropshipping sui marketplace come Amazon, eBay e Facebook Marketplace, argomento di cui andiamo a parlare in questo video, visto che ho già fatto la settimana scorsa un video a riguardo su come gestire i pagamenti su Facebook Marketplace e mi avete chiesto in molti di continuare a fare delle guide a spiegare un po' l'argomento di Facebook Marketplace e quindi vi faccio contenti visto che nessuno ve lo spiega in Italia, visto che in Italia c'è questa fissazione di non utilizzare i Marketplace perché sono il demonio, nel contempo, scusate. Nel contempo le persone si fanno molti soldi, monetizzano di tutto all'estero e quindi perché limitarsi? Allora, prima di tutto però vorrei fare una precisazione su perché stiamo affrontando Facebook Marketplace. Allora, ragazzi, dovete capire, ok, eccoci qua, che Facebook Marketplace al momento viene utilizzato da 800 milioni di persone ogni mese. Scritto qui in questa statistica di CNET, 800 milioni, ragazzi, è una cifra mostruosa. Per farvi capire, eBay viene utilizzato da 185 milioni di persone al mese. Quindi stiamo parlando di cifre pazzesche. Ovviamente è il social network più grande del mondo, quindi è ovvio. Qual è il punto, ragazzi? Il punto è che la maggior parte di queste persone che utilizzano Facebook Marketplace lo fanno a livello locale, quindi per cosa usate, oggettistica usata nel quartiere. Ma Facebook sta prendendo sempre più piede anche per gli oggetti nuovi. Infatti, in America Facebook ha integrato un sistema di pagamento, ha integrato le possibilità di spedizione, la protezione acquirenti, la protezione venditori. Insomma, sta diventando un vero e proprio marketplace alla pari con Amazon e con eBay. Quindi, siccome noi non ci facciamo sfuggire questa opportunità, perché ragazzi, quando c'è la nascita, i soldi veri si fanno quando c'è la nascita e un nuovo marketplace sta prendendo piede. Facebook Marketplace non è l'unico, ce ne sono tanti altri. Magari, forse, ve li porterò nel canale, vedremo. Per ora, concentriamoci su Facebook Marketplace. E vi mostrerò oggi come andare a mettere in modo automatico i prodotti da un fornitore, in questo caso Amazon, a Facebook. Quindi senza copiare manualmente le descrizioni, i titoli, le immagini, che è un processo molto lungo, e vedere come fare un annuncio in pochi secondi, in modo da importare tutti i nostri prodotti da un fornitore a Facebook e incrementare il numero di oggetti, perché ragazzi, lo ripeto ancora, i soldi, le vendite si fanno con numeri di prodotti con una quantità di prodotti elevata. Con il monoprodotto difficilmente riuscirete a lavorare a lungo termine. E andiamo a vedere come funziona su Facebook Marketplace. Quindi andremo a utilizzare Amazon come fornitore, non è l'unico, ce ne sono tantissimi altri, però voi vi piace molto Amazon, quindi io vi faccio contenti e vi mostro come si fa Amazon. Detto questo, andiamo subito a vedere. Allora, ok, quello che facciamo, ragazzi, andiamo su AutoDS. Se non conoscete AutoDS, ragazzi, è un software per il dropshipping sui marketplace che supporta eBay, Facebook e Shopify. E quindi andremo a utilizzare, come vedete, AutoDS per fare la nostra importazione. Da poco è stata aggiunta l'opzione di utilizzare Facebook. Okay? Quindi, una volta che viene integrato Facebook, non è la guida di questo video. Quindi, in questo video suppone che voi già siate registrati, abbiate già un piano Facebook e abbiate aggiunto il vostro negozio Facebook. Nei prossimi video, magari faremo delle guide dettagliate su come fare. Per chi mi segue da molto tempo o chi si è iscritto al mio corso per eBay, sa sicuramente come utilizzare AutoDS. Quindi, però iscrivetevi al canale perché farò una guida magari la prossima settimana. A cadenza settimanale vorrei un attimo parlare di Facebook Marketplace perché è un argomento molto interessante per me, ma anche per voi ne sono sicuro. Quindi andremo ad approfondire il discorso. Allora, abbiamo qua, sto utilizzando per la precisione, ragazzi, Amazon Italia, per questo test. Quindi andiamo a fare questo test di importazione prodotto su Facebook Marketplace Italia.
utilizzando come fornitore Amazon Italia. Quindi, come vedete qua, supplier Amazon IT e destination Facebook. Cosa facciamo? Ok, abbiamo importato il nostro prodotto. Lo copio, ovviamente ci servirà l'estensione di AutoDS, ma se lo conoscete già sapete, avete tutto questo materiale. Sono andati a vedere gli altri miei video, ragazzi, ho parlato a lungo di AutoDS, quindi trovate molte informazioni, però se vi interessa una guida dettagliata su AutoDS e Facebook, fatemelo sapere nei commenti, così magari posso fare, non so, un caso studio insieme, possiamo fare una prova insieme su come va, quindi magari utilizzare tanti prodotti, andare man mano a far crescere un negozio Facebook e vedere insieme come procede. Quindi abbiamo importato il nostro prodotto da Amazon Italia e lo abbiamo copiato. Ora, quando noi clicchiamo copia, qui, cosa fa il software? Va a salvare tutti i dati sull'estensione, in questo caso è uno, potremmo copiarne 2, 3, 4, 5, quelli che ci interessa. Andiamo su Facebook Marketplace, in questo caso. Ok, quindi andiamo su Facebook e su Marketplace. Ok, eccoci qua. Immagino lo conosciate. Se non lo conoscete, quando andate su Facebook, cliccate su Marketplace, venite riportati in questa pagina dove trovate tutti gli oggetti in vendita, trovate tutte le categorie, il vostro account, il carrello, insomma, un normale Marketplace come eBay e Amazon. Quello che dobbiamo andare a fare è cliccare su Crea nuovo annuncio in italiano. Un oggetto, perché dovete scegliere anche automobili, case, posti di lavoro, ma sono cose che non ci interessano. Quindi andremo a cliccare su oggetto, che stiamo andando a vendere un oggetto, destination New York no, mettiamo una destinazione casuale, tanto siamo in dropshipping, quindi poco ci importa, mettiamo Roma, Italia. Ok, ora qua ci sono, come vedete, in Facebook Marketplace tutti i campi, aggiungi foto, titolo, prezzo, categoria, condizione e descrizione. Quello che dobbiamo andare a fare, come vedete, qua c'è un pulsante che non fa parte di Facebook, Paste from AutoDS, che significa incolla da AutoDS. Cliccando questo pulsante, ragazzi, okay, ci arriverà una notifica che voi non avete visto in basso a destra, e andrà a compilarsi in modo automatico. Guardate, come vedete, ha già messo il titolo, ha già messo la descrizione, ha messo il prezzo, eccoci qua, ha messo le fotografie, sta caricando le fotografie, ragazzi, in modo totalmente automatico. Come vedete, abbiamo l'annuncio quasi pronto, quindi attendiamo che si compila in modo automatico tutto l'annuncio, che dovrebbe aver finito. Ci spunta poi una notifica verde. Mi sa che già è comparsa, ma c'era il mio pallino di sopra. Non vi preoccupate, comunque, ve lo faccio rivedere. Ok, come vedete, spunta una notifica verde di successo e comincia a compilare tutti i campi. In questo caso abbiamo fatto. Ok, ora sta rimettendo le fotografie perché l'ho copiato per la seconda volta. L'ho incollato. Ok, perfetto. Allora, come vedete, ha messo tutte le fotografie di Amazon, che sono uguali. Ha messo il titolo, come vedete, se volete poi potete anche ottimizzarlo. In questo caso, notate, ragazzi, il titolo, siccome su Amazon è più lungo rispetto a Facebook, viene tagliato a un certo punto, come vedete. Quindi se volete ottimizzare un po' manualmente, potete farlo. Ha messo il prezzo. L'unica cosa che non ha messo è la categoria. Sinceramente, non so se non viene messo, è un bug temporaneo, perché dovrebbe essere messa la categoria. Dovrebbe essere, che cos'è, elettronica? No, dovrebbe essere tipo casa, ok, questo qua. Perfetto, quindi andate a compilare i campi che mancano. Perfetto, la categoria comunque dovrebbe essere messa da AutoDS. Io penso, ragazzi, non vorrei darvi informazioni sbagliate, che sia un bug temporaneo. In ogni caso, non vi preoccupate. È una cosa molto veloce. Il grosso diciamo, di questa strategia viene fatto perché sono le immagini e la descrizione, il titolo e il prezzo. Perché ovviamente non l'abbiamo approfondito, ma il prezzo viene calcolato su Amazon, costava un'ottantina di euro, mi sembra 89, viene calcolato perché io su AutoDS ho inserito una percentuale, okay, di profitto che voglio aggiungere. Quindi se su Amazon costa 90 euro, io ho messo su AutoDS che voglio che mi aumenta del 30%, 40%, non ricordo esattamente la percentuale che ho messo per questo account test per farvi il video, e quindi il software automaticamente aumenta il prezzo. Ora ve lo faccio vedere, torniamo su AutoDS. Poi
Poi ci sono gli optional, ok? Non vi consiglio di andare lì a perdere tempo, la location, i tag se volete. E quindi ragazzi, potete una volta che sono per tutti i campi, potete inserire il vostro prodotto sul marketplace. Ora, vorrei farvi vedere un attimo, mentre ci siamo, la configurazione di AutoDS che vi ho detto, perché il prezzo viene calcolato, ok? Una volta qui andiamo su Amazon Italia, che è il mio fornitore, ho aggiunto store Facebook, ok? Come vedete, su pricing ho aggiunto 19%, 10%, quindi il prezzo viene aumentato al 29%. Quindi se su Amazon costa 100 euro, verrà aumentato al 29% e ve lo inserirà a 129 euro su Facebook. Questo anche se utilizzate Shopify. Bene, ragazzi. Questo era un mini video, una mini guida su come iniziare a fare dropshipping su Facebook Marketplace. Se vi interessa saperne di più, se volete che seguo questa rubrica e comincio a fare delle guide più dettagliate su Facebook Marketplace, scrivetemelo nei commenti, perché sto iniziando anche io a interessarmi molto di questo marketplace. È già da qualche settimana in realtà che lo testo e faccio delle prove su vari paesi per vedere dove conviene. Quindi, se vi interessa per il mercato italiano fare una cosa più approfondita, magari studiare delle strategie insieme, inserire più prodotti, creare un negozio specifico per il canale da seguire insieme, fatemelo sapere nei commenti, che è una cosa che potremmo fare. Inoltre, vi ricordo di iscrivervi al canale e se volete contattarmi per qualsiasi richiesta o qualsiasi informazione potete scrivere su YouTube chiocciola.poororganization.com o su Instagram, trovate i contatti in descrizione. Grazie di essere rimasti fino alla fine, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao.